Intanto vi parlo brevemente di un grande sponsor che ci ha accompagnato per tutto il tour, un marchio nazionale. Noi siamo contenti che la Fiat sta tornando a vivere un bellissimo momento con le sue autovetture e noi quest'anno abbiamo, devo dire, l'onore di avere come sponsor Fiat concessionaria Mira con le due nuove creature, con la nuova 500 Twin Air, perché la giuria dell'International Engine of the Year 2011 ha eletto Twin Air motore dell'anno. Nuova 500 Twin Air, il divertimento al primo posto. E poi c'è Fremont, nato per stupire ed esaudire ogni desiderio, un nuovo modo di vivere l'unione perfetta tra spazio, comodità e versatilità. Tutto espresso attraverso uno stile distintivo ed accattivante. Potete prenotare, dove ci sono le nostre due meravigliose vetture, un test drive assolutamente gratuito, quindi non è assolutamente impegnativo, presso il nostro stand. Quindi grazie a Fiat concessionaria Mira. Adesso torna protagonista la nostra meravigliosa Giusy Barone, la stilista che ha dato valore aggiunto al nostro tour di quest'anno con i suoi abiti meravigliosi. Ogni volta è una sorpresa, tutti quanti stiamo così, tutti noi dello staff, perché ormai siamo abituati a dei grandi colpi di scena. E allora, per Giusy Barone, con un meraviglioso abito da sposa, la nostra finalista Mara Cannavale. Ancora un'altra passerella, vai Mara, prenditi l'applauso per l'abito di Giusy Barone. Signori, per Giusy Barone un meraviglioso abito da sposa indossato dalla bellissima Mara Cannavale. Grazie Mara. E allora, uno dei momenti a cui teniamo moltissimo all'interno di Miss Vesuvio è il momento per la sicurezza, una campagna che stiamo portando avanti con grandissima, devo dire, importanza nel corso di queste tappe per sensibilizzare l'opinione pubblica e chiaramente il pubblico che troviamo in ogni location, in ogni piazza, per la sicurezza stradale. E ovviamente protagonista un'azienda italiana che è nostro sponsor quest'anno, main sponsor, sto parlando della DF, che si occupa ovviamente dell'eleganza in moto, e per il momento sicurezza entrano la nostra reginetta in campo, Auriemma, e la nostra finalista Valeria Bonannini. Andiamo avanti, così vi raccogliete un altro applauso. Carmen Auriemma, Valeria Bonannini, i caschi meravigliosi della DF ogni volta in piazza diventano matti perché vogliono questo casco, e come vi ricordiamo sempre, le nostre Miss sono belle sempre anche con i caschi della DF, anzi ancora di più. Non preoccuparti se il casco può scompigliarti un po' la pettinatura, ma sicuramente ti salva la vita. E lo slogan è: usa il casco sempre. Brava, usa il casco sempre. Carmen Auriemma, Valeria Bonannini, grazie.
Sapete che mi si esibe un fotografo ufficiale, che è quel disgraziato che sta lì, che ha lavorato tantissimo mettendoci il cuore questa estate, anche prima, e non finirà, che ha immortalato tutte le nostre ragazze. Quindi un grazie a Foto Vesuvio, a Matteo Di Rosa, fotografo ufficiale della nostra manifestazione, che pubblicherà parte delle fotografie realizzate durante le serate del nostro tour su Facebook, e le altre foto saranno disponibili presso lo studio fotografico a Massa di Somma. Inoltre Foto Vesuvio, questo è importante, regala alle prime 3 classificate di ogni tappa un book fotografico, quindi un ricordo meraviglioso di questa annata. Un concorso di bellezza femminile non potesse terminare con un colpo di scena, un colpo di teatro che a noi piacciono moltissimo, e cioè far diventare solo per un momento una passerella di sole donne anche per bei ragazzi. Guarda gli ormoni delle signore, impazzite proprio, guarda, 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 e che bei ragazzi! E allora, sfilata Sport Revolution! Cominciamo dalle donne, cominciamo da Carmen Auriemma! Michela Valmori. Signore, tremate! Eccoli, Luciano Simeone! Francesco Formisano! Passiamo alla musica, perché voglio scambiare 2 chiacchiere con Robert e poi la rimettiamo per la passerella finale. Grazie a te hai trasformato, insieme a Rossella Sito, la nostra coreografa, ragazzi preparatevi per la passerella finale, hai trasformato le nostre ragazze in grandissime professioniste. I tuoi ragazzi sono meravigliosi e sono dei grandi professionisti. Tra l'altro, un giovane ragazzo napoletano, preparato, cresciuto da te, in questo momento dov'è? In questo momento è in volo per Shanghai con un contratto di 3 mesi con una delle più forti agenzie dell'Oriente. Grazie alla 2R Comunicazioni, grazie a Roberto Wober. E allora speriamo che sarai con noi anche l'anno prossimo, ce l'auguriamo. A questo punto ci mettiamo la passerella finale, la fai anche tu, vieni con me. Signori, passerella finale per Sport Revolution, prego. We'll be right back.
Eccole qua, eccole qua. Miss Barla Conchiglia, Claudia Puglia, premia la numero 6, Chiara De Masco. Facciamo la foto. E come diceva Fabrizio Frizzi, vero Matteo? Guardate al centro per il fotografo e per la nostra telecamera, c'è un pari merito, quindi Chiara deve togliere solo per un attimo la fascia, non ti preoccupare, è tua, nessuno la toglie. Claudia, no, devi premiare un'altra. La numero 9, Carla Maria Catapano. Eccole qua, grazie a Claudia Puglia, accomodati, grazie. Sale sul palco l'attrice Maria Adamo, che abbiamo salutato prima, pronta. Buonasera Maria, al centro. Anche per te un po' di lavoro in più. C'è un pari merito, c'è un ex aequo anche per questa fascia di Miss Sirio. La numero 12, Carmen Raya. Sentiamo la fascia. Musica, musica, musica. Facciamo la foto, abbracciatevi, abbracciatevi. Anche per Carmen togliamo solo per un attimo la fascia. Maria, c'è ancora lavoro per te. Premierai la numero 17, Ivana Gallo. La foto, brava Maria, sei diventata bravissima. Foto per il sito www.missvesuvio.it e per la pagina Facebook Miss Vesuvio Beauty Contest. Grazie a Maria Adamo, accomodati. Sul palco premia Giorgio Saggiomo. Ingegnere Giorgio Saggiomo, buonasera Giorgio, accomodati. La fascia che daremo, quindi accede alla prefinale, è quella di Miss Scuola Guida Manzoni. E anche qui ex aequo, pari merito. La numero 18, Sabina Lorenza Aievola. Fascia. Abbracciatevi. Grazie, togliamo per un attimo la fascia, la riprende Giorgio. E premiamo la numero 15, Marika Esposito.